buon pomeriggio e ben collegati dal Paladolmen di Biceglie, dove tra qualche minuto seguiremo insieme il match valido tra i padroni di casa del Futsal Biceglie e l'Atletico Cassano. È davvero totale, che riesce a fare la differenza, arriva subito il gol del Cassano dopo 17 secondi. Si libera Perri, calcia Perri, colpisce la traversa, ma è stata una gran parata di Mitrotta. Movimenti da pivot puro di Alemão, da far vedere in tutte le scuole calcio. Alemão 2-0, che gol di Alemão. Si accentra Caio, ancora Caio, la palla per Perri, può calciare Perri, troppo spazio, non perdona Perri. 3-0 Cassano, 2:39 al termine del primo tempo. Alemão contro Annese, adesso si gira Alemão, calcia! Un altro gran gol di Alemão, 4-0 Cassano. Qui arriva subito intanto il gol di Alemão, il palo colpito da Thiago sulla ribattuta, arriva Alemão. Sale il Cassano, la palla per Zierkossi, la suolata per il tiro da parte di Thiago sul fondo, bella azione del Cassano. Alemão, grande anticipo da parte di Annese, uno contro tutti Annese, doppio passo di Annese, salta l'uomo Annese, calcia Annese, palla sul fondo, grande azione personale di Annese. Essere un po' più rapido, perde palla, la palla torna a Mona Perrella, attenzione a Thiago dal lato opposto, Thiago salta anche il portiere e non Jessi! In questa ripresa Perri, gran palla, Zierkowski per Thiago, azione da manuale del calcio del Cassano, 6-0 al Paladolmen. Chiede palla Alemão, palla invece in banda opposta, attenzione la giocata del Cassano, ancora Alemão dentro per il palo, il gol. Il gol da parte di Thiago. Pronti tre cambi nelle file del Cassano, mentre entrerà Annese nel Biceglie, il tiro di Caio al volo e ancora un gol stavolta di Alemão, anche questo quasi colpito dalla respinta di Vitale. Annese sbaglia un passaggio elementare, si invola Volarig, secondo palo Zierkowski, col colpo sotto fa 9-0. Non lo fa Annese, eccola la sirena finale al Paladolmen, il Cassano vince per 9-0 sul Futsal Biceglie, tre punti importanti per rilanciarsi in chiave playoff. Da Gabriele Pappolla è tutto.